Tani Max, ishte pjesa më e dukshme e skuadrës tonë over sportit. Flori, Kaqis, pas pak do kemi edhe Sindin. Por, kemi edhe pjesën e padukshme të skuadrës tonë. Shpesh themi over sport squad. C'è qualcuno di speciale che non si vede in camera, che però è sempre lì dietro a lavorare, dietro. A inventarsi ogni giorno nuovi lavori, da tassista, regista. Mua më pëlqen shumë që njerëzit të bëjnë punë. Nuk është të duhet bësh vetëm atë që ti di të bësh, por mua më ka rastisur plot herë që të kap të tavolinën, ta çoj atje, pak a shumë siç bëni dhe juve këtu të gjithë. Nuk është asnjë lloj problemi. Midis është thet një lloj alegrie, një lloj kënaqësie. Kështu që data çunë janë të mrekullueshëm. Eccoli qua, Lorenzo e Pio. Lorenzo Pellizzeri, che è il nostro marketing manager, tra le altre cose. Bravo, sport marketing marketing manager, Lorenzo Pellizzeri. Ciao, Lori. Ciao, Lori. Nei temi Lori. È il nostro Lori. Pirro detto Beati. Pirro Casemi. Pirro Casemi si fa conoscere come Beati, perché è un po' più Pirro, nobiliare. Do ta themi tani, Pirro è artisti. Sì. Direttore artistic. È il nostro artista. Si nel festival, per esempio, c'è il direttore artistico, un direttore artistico. Shkurt më budalaj. Artista budalin. Shikore, dino, gli artisti. Një sekund tani. Pse ti je tip që ke ftohtë apo? Po, gjithmonë. Kam shumë ftohtë. Ndimër vdes. Verë s'kam bap. 25 grad, unë jam e më të shkurtra, se pam të video. Ti rrim atë kapuçin në zonë duke dritë. Non vale perché tu non hai mai freddo. Anche lui ha detto che... No, è vero. Allora, lui... Anche con un grado riesce a stare in maniche corte. San Siro, vedi, è il tuo San problema. Siro non... Due ere di fondo in San Siro, come ti campato il calcan, campato il tengrira. Il freddo. Sfronta, shumë. Freddo. Inter-Napoli, Milan-Napoli, campato shumë pesce, facendo shumë stato. Eri in camicia, ma ha già trovato la... vestiti da shit. Comunque, ridami. Ha già trovato la soluzione, ma ha detto che la prossima partita, se fa freddo, si mette due pantaloni. Sì. Allora, se lui ha freddo, immagino. Due copie e Kaqin. Kaqin bën këtë gjën. Kaqin faqe. Kaqin faqe. Due par pantalona. Janar. E così qua. Ma ce li ho anch'io, guarda, doppio. Cicò, due pacciarape che hanno futuro. Ma come due pacciarape? Doppio, vedi, questa qui è la calza. Fallo vedere. Questa qui è la calza, si vede? Incredibile. Siamo in Albania con 15 gradi e tu hai le calze. Ho le calze sotto. Ha un problema. È bruttissimo perché mi esce la calza fuori dal... Cioè, fuori ci sono 20 gradi oggi. Lorenzo, come lavorare con gli albanesi? Allora, con gli albanesi, allora... Sepse, traduce Pirro, okay. Më duket sigur, paragjykimi që ka patur italianët për shqiptarët është zbehur pak, nuk është ma që ka qenë dikur. Perché... Okay. No, ho capito. Non so tradurre adesso. Il pregiudizio che gli italiani hanno avuto con gli albanesi si è sparito durante questi anni. Allora, devo dire che... Prima di tutto, con voi è molto difficile lavorare, soprattutto con te. Ma perché? Perché con me? Con te è molto difficile lavorare, cioè ti voglio un bene dell'anima, ma ti devo star dietro ogni giorno, ogni ora, per capire che orari fai a livello lavorativo. Ah, ecco, bene. No, se dormo, ok, un'altra cosa. Se sono sveglio, un'altra cosa. Questo è vero. Per fatti in tempo mio, ci non chi è gazzettarti, Piero. Se ti sei gazzettarti, non rendesse, dice tu che in anana. Ma io dormo. Nallo stadio. Ah, dormi? Sì, sì. E quello è il problema. Sì. Cioè, tu finite voi. Sì. Poi andiamo a guardare la partita, no? Tu esci, tu esci. Maron Desha, Maron You, c'è Filoni commenting. Ne hypim si per tek stola, aty. Po. Un flegjum. Dy orë mira. Do kufjet, flegjum sa dy. Flegjum aty të rrish ti pak. Un kafjet, një kafjet kinema. Ma si è visto prima che tutti e due che dormivano, eravamo live con Cindy e loro due dormivano. Un kafjet, një kinema. Quella è la stanchezza. Cioè, ma io dormo la partita, c'è tutto il casino lì. Jo, e di kush është ai handicapi që na ndodh mua dhe ty, domethënë të flesh në stadium, me gjithë atë ndeshje të bukur, është çmenduri. Dhe un kam qenë me dy miqtë mi në Madrid, sapo kishte dalë Sex and the City. Dhe ata të dy, unë se kështë e dëmë fare, ata të dy që më nërodhe e shofin filmin, rrështë ora 2 metë e natës. Era me zanote. Ishim quar shumë herët në mjesë, sepse për qëkuar në Madrid do të shkoj e në menu, nga menu, që në 4 në mjesë, unë isha imbaruar për gjumë. Sex and the City, ka fjetë la jo t'i gjumë. E ndormi të alqinë, ma? Do për 2 ore, Krollato. Ero fantastico, in forma, adesso andiamo a bere qualcosa. Pronti. Edhe ti të ndodhë, sì. Edhe mua ma gjithat film, normalisht duhet të shoh fjetur, po shoh futboll, nuk kam parë ndonjëherë, nuk e ndjek as. Po duhet të shohësh more se punon te kjo gjë. Po mi unë, artistës... po se do ta shoh ndeshin, shoh. Tani për gjithë ata që nuk e njohin Pirron, ti Pirro je skulptor. Kam mbaruar për skulpturën në akademi, po. Pastaj e lash.
Nuk u mora më me... Ti bën më çok me çizme? Unë jam fotograf. Bën... Si profesion fotograf, po i bëj gjitha në përgjithsi. Bën qenër që të qajnë... Në këto... si të... A, më se ke parë filmin me të vogël. Me Koçin. Jo. Koç ishte skulptor. Një gradë më sipër. Nuk shikon filma shqiptare. A fatto la stessa cosa con Cristiano Ronaldo, tranquillo. Jo, esatto. Un kam jetuar në Itali, nuk e di këto. Së di të të Holgën? Di vetëm pallatin 176. Ah, okay. Do ta shohësh të mbrapa. Apo 156. Të mund ta futesh tek filmi, tek kur të bësh montazhin e kësaj, mund ta vësh këtë pjesën me Koçin që. Po çfarë? Do të mos thosh ti. Do mos thosh ti ta vendos. Okay, shumë mirë. E non ditë Cristiano Ronaldo. No, no, that's not. That's not ajo të më bukur që ke bër? Sa se më imam. Do ta gjej foton, do ta tregoj, do e nxjerr. Tu. No, to pyetë ti bëj jo. Se ti interrompo, devo raccontare un aneddoto che è fantastico. Una delle prime live in cui la seconda vero? Giorno, Udinese live. Juventus live dalla Dacia Arena. Era l'ultima partita di Cristiano Ronaldo. Poi gli annullarono anche il gol, eccetera. E Cristiano Ronaldo non era titolare in quel match perché appunto c'era l'aria che dovesse andare via, eccetera. Entra in campo. Io super elettrizzato da questa cosa, perché comunque vedere Cristiano Ronaldo dal vivo è un'emozione fantastica. Chiamo Pirro e gli dico: Pirro, fai delle riprese, fai delle foto che sta entrando Cristiano Ronaldo. La sua risposta è stata: si gira verso di me, chi è Cristiano Ronaldo? E tu cosa gli hai detto? Io no, sono rimasto sbalordito, ho detto: ma come, chi è Cristiano Ronaldo? Filma! Non l'hai mandato direttamente no. A... No. Però era stanco forse, non aveva... No, io so chi è Cristiano Ronaldo, il problema era che non sapevo che Cristiano Ronaldo giocava lì. E lui mi dice: Cristiano Ronaldo. Udine. Ma Cristiano Ronaldo non è in Barcellona. Ma tu fix Barcellona. Cosa ci fa qua? Udine. Cosa ci fa qua? Udine. Non mi è andato. Non mi è passato per la testa. Ma fa një pyetje dobi. Messi me këlluan. Barcellona, giusto? Papa che Barcellona. Un vit njëherë ka bër gola. È Barcellona Messi. Paris. Adesso. Paris. Paris. Ka shkuçi. È Barcellona. Ma già che aveva beccato Barcellona. Lojtari Interit, kush më i miri Interit? Ka lojtar të Interit mbaj mend. Ora tani, përveç Vieri që ishte që e pa. Ah, bravo. Mbaj mend vetëm Adriano, Kone Adriano. Po, gran gioco. Basta, dopo Adriano e Vieri non mi ricordo più nessuno. Non ho visto più nessuno. Po nga Milani? Kam gjel me Kakan, Shevchenko. Bravo. Basta. Studiato. E mi ricordo che collina. Io ho una domanda per te. Com'è lavorare con noi? Questa è una domanda difficile. No, non è difficile. Ma se non ci vediamo mai, io non sto a dormire. Non ci vediamo mai. A te, poi a them ship. Lui tani... va a prendere i giocattoli. No, faccio una... Bëj një shëtitje vetëm për të larguar atë. Kam një përqendrim të tepruar, më rrimën, domethënë, un flas me ty tani për shembull, po kisha ditën ndeshjes, flas me ty, por mendja më shkon automatikisht, më shkon atje. Dhe po të më vësh re me vëmendje, ndonjëherë shikimi më humbet, duke që e kam mendje diku tjetër. Fillon syri kështu. Nuk është puna e syrit. Edhe mundohem që të bëj këtë. Për mendimin tim që e mirë punës do të ishte që të gjithë neve të flisnim gjithmonë. Edhe kot. Sigur një herë në javë neve të bëjmë një mbledhje. Pavarësisht se mund mos themi gjë, po duke ulur, duke diskutuar siç po flasim tani. Del diçka që oj, po ta bëjmë të kështu. Ta bëjmë atë ashtu. Sa dicendo che una volta a settimana dobbiamo fare un incontro che almeno piccolo, ma parlare delle cose, di queste cose, e esce sempre qualcosa, un briefing, sì. Sempre esce qualcosa. Per esempio, per shembull, i thash Maxit, per shembull tek festa, tek koncerti, që do ishte mirë sikur kishim disa karton, fëmijët bëjnë foto, do ishim bukur. Ah, pse s'ma tha Maxi, pse s'ma the? S'ma kërkove, i thashun. Neve po t'ishim ullur për shumë nesit over sport team, qëfar do bëjmë? Pap, 2-3 gjera që komunikimi mendoj unë gjithmonë dhe ju do më thënë shiko, këtë gjën, se Piro është dëshmitar për Maxin, për ty, apo dhe për Paolo, ja kam thënë dhe tjerve, që nesi shqiptar, jemi pak, nxefimi pak në natyra, jemi ti gjak nxet, Balkanas. Qoftë Maxi, qoftë Lorenzo, qoftë Paolo, vërre për shumë që kanë një italianët të përgjithësi janë pak më të matur, janë më të edukuar. Më bën përshtypje për shumë Maxi sa herë më shkruan. Unë me Maxin rri për ditë, sa ndaj me Maxin. Ciao Alban. C'è sempre questa cosa, è una bellissima cosa. Gli albanesi sono un po'
diventano nervosi presto, gli italiani un po' più, sono un po' più calmi. Kjo gjë më bie në sy, për shembull, Maxi nuk e di, nxefesh ndonjëherë ti Max? Ti arabi qualche volta o no? No, mai. Quando c'è da arrabbiare, solo quando c'è proprio da arrabbiarsi. Se no cerco la soluzione. Ma la lasci alla fine, fine. Si arrabbia con me, capito? Sì, sì. No, ma in generale, në përgjithësi, jeni shumë të edukuar, dhe për këtë ja u them haptazi në sy, nuk ja u them, juve ja u them për herë të parë, për kam thënë të gjithëve, Florit, Kaçit, janë bashortes time, ja them gjithëve që janë çuna shumë të edukuar dhe ndoshta ndonjëherë të imponohen në komunikim. Pra ti mund të jesh super nervoz, po për hir të punës gjithmonë, sepse për gjëra personale nuk është se ka asnjëri këtu nga neve dhe o prit kur jemi me Maxim ose me Lorenzo pritin. Ti rimeti modalità. Rimeti. No, perché të duket vetja sikur ti pastaj do jesh i pa edukuar. E ka pasur, njerëzit nuk janë të gjithë njësoj. Unë jam ekspresiv, ti je më i qetë, Maxi është më i qetë, ky është më ekspresiv. Ndonjëherë edhe këto karakteret e kundërta përplasen ndonjëherë dhe sjellin këto keq kuptime që ndodhin. Por unë për vetë time po ja u them në sy, nuk është se kam, jam shumë i lumtur dhe shumë i kënaqur që punoj dhe bashkëpunoj me juve të dy. Jo vetëm ju të dy, por gjithë pjesën tjetër. Edhe ne. Kemi kështu. Anke tu. Ti do të gëllosh Gjumin, çun i dashur. Po, nuk kam kur të punoj unë pasaj. Ma prendi medicina ke dormi? Per dormire. No, non è problema se dormo, perché io posso dormire. Solo che anche se dorme non lavora, quindi abbiamo bisogno di una persona efficiente che segua tutta la parte. Un vedi mi vrejte kam. Un. Se do kemi dhe Cindy pasaj. Foto dhe video bëm vetëm Cindy-t. Mua po ti je në majt i kishe bër, i kishe bër Maxi të gjithë atë montazh për ditëlindje, un vetëm unë isha. Quale montaggio? Per di India. Vediamo. La sorpresa. Qua, ma io non l'ho visto quello lì. Non lo so. Aspetta che. Perché noi quando eravamo lì non potevamo vederlo. No. Perché eravamo Ti non ci avevano assi foto. Eravamo giù e non potevamo. Lasciamo nei video. Sì, vediamo i ragazzi cosa combinano dietro sì, le quinte di Oversport. No, non mi piace. Eccolo qua. A proposito, guarda dove iniziamo. Guarda Pirro dove inizia. Sì, ma qua quando arriva in Italia che sono che dormi. Sì, esatto, vacanza. Pensa, ma non te l'ho detto, ma si è preso un mese di ferie recentemente. Un mese di ferie, sì. Ha fatto finta di avere... Un mese e mezzo. Ha fatto finta di avere il Covid per stare a casa un mese e mezzo. Ah, ti racconto questa cosa. Penso, rispetto alla privacy zero, ormai. Eravamo a Roma per il derby. Io ho raggiunto i ragazzi dopo. E Max si era dimenticato di prenotare una camera per me. E quindi indovina chi ha dormito nello stesso letto. Chi? Io e Pirro. Ah. Oh, fantastico. Beh, non è questo il problema. Come fate ad entrare nella stanza? Te buion. È bravissimo. Anche Max. Sì. Io, ero io che l'avevo fatto prima. Sai che è andato in doi, Max? Basket. Che topi është në tokë dhe duhet ta kapësh driblimin, ta bësh pa. Sì, è questione di ball handling. Perché non puoi prendere nella mano. Per poi, no, certo, per dice, non che faccia è questa qui, la faccia? C'è poi il bunto. La faccia da schiaffo. In 3D. Ah, vedi, ecco, esce così. Mai finito questo progetto. Ce l'ho ancora lì. Sì, finirà nel 2023. Ah, queste sono le nostre cene salutari in cui appena arriviamo. Cusci l'uanco, cusci l'uanco? Io sto giocando. Aspetta, ascolta però, ascolta. Cosa? Mi sono fatti capire, non sai chi è Cristiano Ronaldo, ma questi sono i giochi che mi fanno. Se lui passa la giornata a giocare con calcio, prova. Questo è quando ci prepariamo per andare in live. Prova. Anche qui quando ci prepariamo. Menti relax. Ma questo è il divano, Piro. Sono che c'è il divano. La parte che mi sono nati è spin. È spin, che smart spin. Siamo anche dei grandi TikToker. Ci proviamo. Ma si sente l'audio? No, qua non. Da mamzone da mua per TikTok, se uno dit bei TikTok. Non posso fare TikTok. Ora, poi. Che non può mangiare una persona normalmente. E poi ci siamo anche noi allo stadio comunque. Non sembra, ma non ci siamo. Look at this distinguished gentleman. Ehi, domani, figurati che storia ne sai. Io faccio l'audio che fa look at this distinguished gentleman. E poi ti è qui. Ti dico un po' che non audio. Ah, ok. Lo sta prendendo quello lì. Ma che brutto. Ah.
Amor Beata. Amor Beata. Ma questo era, è passato tempo lì? Sì, bravo. Era una delle prime volte. Shumë të bukura, shumë të bukura këto, këto imazhe shumë të bukura, kur i kthejmë pas në kohë, janë vërtet kujtime shumë shumë të bukura. La cosa bella è che alla fine sono passati sei mesi circa, sì. E devo dire che in così poco tempo si è creato un legame così forte con tutti voi che quando non siete a Milano mi mancate. Vero, cioè, non ci direi, sì, cioè, ma è vero. Ma... Io vi mando un sacco di messaggi perché quando sono da solo a Milano dico, cazzo, potrebbero venire qua ogni tanto, e... sì, anche non durante la live. Se offri la pizza, sì. Certo, ma adesso che... Partiamo, mangiamo la pizza tutto. Sì. Poi, la poi cosa... dopo io un volo alle 5 per cui andiamo tutti a Milano. Un due një gjë, no, Lorenzo, mi thua një gjë të keqe që ka Piro, një gjë të keqe që ka Maxi për ty dhe një gjë të keqe që ka mund. Una cosa che non è... Ti fa arrabbiare che te. Che non ti piace di lui, piace. Lui e me. Ah, bellissima questa domanda. Anche per sì. Trovarne una sola. Per questa siamo qua che lavoriamo. Allora, facciamo esatto. Le domande bellissime. Allora, ce ne sarebbero tantissime, però... di Pirro, che a volte è rintracciabile, quindi io lo chiamo tantissime volte. Se dormo... Dorme, esatto, cioè non, può succedere qualsiasi catastrofe, ma lui dorme, quindi non puoi disturbarlo. Max, che mantiene troppo la calma, ogni tanto dovrebbe lasciarsi andare, ma anche nella live, cioè essere, farsi prendere da quell'emozione, che... perché poi è bello che le provano, quindi... Ah, è lui. Lo vedi sempre freddo. Sì, è... no, è posato. E con te. No, no, ascolta, con te devo dire che il momento più difficile è quando siamo in live, che c'è quella tensione che sì. Siamo io e te che ci parliamo al microfono. Ma come team? Sì. Team con muro, se ci coi tipo da dio te. Ci arrabbiamo uno con l'altro perché no, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Un cambio di giro, ma cioè te intervista te magari Daniele Lorenzo. Alban calma, calma. E di noi? Dai, ditemi di me invece. Una cosa che vi fa arrabbiare. No, sei tu quello creativo. Non lo so. Vabbè, una testa, dai. Una cosa che fa arrabbiare a me di te? Sì. Aspetta che ci penso. Se ce l'avete voi ditelo, io dai. Passa parola. A me non è una cosa che mi fa arrabbiare, una cosa che mi fa ridere è che noi passiamo certi momenti di tensione, di rabbia condivisa, e ci sono io che mi incazzo come una bestia con qualcuno, magari sono lì furioso e c'è lui dietro che mi dice Max, come a te, calma Max. Dopodiché, dopo questo momento di calma, di mediazione, arriva lui e parte. No, io questo lo ammazzo, questo lo tiro un pugno, questo no, non può. No, non è possibile. Come devo fare? Ma questo è successo ieri, è successo l'altro ieri ed è continuo. Fai come dico io e non fai come faccio io. Esattamente. E lui è proprio questo. Sì. Vabbè. Tu sei. Ma perché io sono un perfezionista, voglio che le cose siano fatte bene. Perché stiamo lavorando così bene. C'è il signor Scopiti. Questo non l'ho capito. L'oroscopo, oh, che segno sei? Ariete, testardo. Ariete. Sì, super Quanti testardo. Pesciore, bilancia. E tu? Io Sagittario. Dai, e tu? No. Saprebriditi? Lui non sa che segno è, secondo me. No. Cancro. Gafor. Gafor. Cancro. Ma diventavo leone per un giorno, perciò. Peccato. Fa schifo il leone. Leone sì, perché leone sono... Pantera è già occupato. Sì, la Pantera sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo la Pantera. Sì, ce l'abbiamo. Cindy! Eccoti qua. Ciao Cindy, ciao stai? Cindy. Hello Cindy. Hello Cindy. Sincero? TikToker? Look at this distinguished gentleman. Gentleman. Ah, gentlewoman. Ma tu hai Cindy. Look at this distinguished gentlewoman. Look at the way she's sitting. Yeah. Un imitova Chick Florin, që parë. Jemi mirë, jemi këtu në Milano dhe po jemi bëhemi gati për ndeshje. Ndërkohë që ky është Flori. Cindy. Hi. Unë jam Cindy Marina. Hi guys. Dhe jemi live në San Siro. Hi Cindy. Jemi live Cindy. Bellissimo. Janë dy gjëra që ndonjëherë njeriu është mirë që ti mbaj ca gjëra që i qëndrojnë, që personifikojnë.
un fillimisht ndoshta thosha pse e thot Cindy kaq herë live live live, po do ti i ngjiti, i ngjita ajo. Edhe ngjet. E personifikon me tërsinë e saj atë. Ne perché l'hai capito? No, no, che persona. No, lui guardava Cindy all'inizio diceva "Ma perché parla così o dice questa cosa così?" Sai che lide dirette? Identifichi Cindy con la voce, perciò anche se senti la voce capisci che è Cindy. Super riconoscibile. Yemi live. Vabbè, come gran gol Orevic di Alban, cioè io so. Questo di Morata non l'ho detto. Morata. Mi è rimasto da Messi. Messi. È vero. E poi con Messi, Morata. Che Martinez. No, ma Martinez è un po'. Martinez. Un gol contro Napoli mi è uscito fantastico, perché quello di Lautaro contro Napoli, quello di Leao contro Lazio, sì. Ho detto prima che la palla andasse in rete. Avevo le... Sì, se lo vedi, che lo mando prima. Anticipi gol. Due gol a te, due gol a te, i ka përpara, e lexoj. Në njerë mund të shkoj dhe shtyllë, mund të shkoj dhe jashtë, po... Po në që se ndodhë që ti e thua gol, po nuk bërë gol. Më ndodhë një ndeshje. Në disë se lu dice gol, se e poi non si fa gol. Më ndodhë një ndeshje në Roma-Inter. I keni pamjet, Roma-Inter. Gjuan Zaniolo, 3-1, 1-3. Mos tash çka gabimi. Se topi kishte kapur jashtë, po u duk si gol. Kur mbaron ndeshja, unë isha kështu si se pash. Kur shoh të gjithë televizionet ishin çmendur. Biles ishte ESPN. Ishin dy komentatorë ata. Ai thoshte gol, golazo de Zaniolo. Tjetri thoshte gol i parë sezonali Zaniolo. No, fuera. Oh, fuera. Ma io l'ho preso più veloce, ma Nuk ma si sbaglia, siamo umani, no? Che... Certo. Poi... È importante nel commento, è rëndësishme nel commento që ti apësh kohë vetes kur nuk je i sigurt. Që të mbash. Për shembull, goli Milanit, Milan-Inter, autogol. Di De Vrij. Sì. Ma Tomori ha fatto mori, esatto, risultato. Mia... Non ho detto, se lo senti, ha detto, ha segnato Milan. Non dico nessun nome. Tempo. Per esempio, Pardo i Dazoni ha detto Tomori, segna Tomori, è andato lui, ma ha sbagliato. Okay. O sul gol di Elif Elmas, l'ultima partita Milan-Napoli. Ok. Se non sei sicuro. Dai, 1-2 secondi tempo a te stesso. Jepi vete stande më shumë kohë për të kuptuar. E bukra komentit kjo është. Po është magji, qoftë mëson është do jeni. Ma io una domanda. Tu che fai il commento? Come fai a sapere tutti i nomi di tutti i giocatori? Adesso. Cioè tu sei là sopra, guardi tutti. Ok, vedi il numero. Këtë pyetje ma thon shumë veta. Però non puoi svelare i trucchi di un mago. Bravo. Tani, io ta them un. Un kam monitoruar dhe ndeshje Hibernian me Olympiakos. Ok. Edhe më thoshit, si njefti ta të Olympiakos, si njefti të Hibernianit. I thash, plako, kur nuk e njefti, si do më korrigjosh mua? Se unë i bi që të di më shumë se ty. Po. Ja kupton? Tani, ke Milan Inter, ti nuk di më shumë se mua. Unë di më shumë se aty. Dhe unë dhe po ja futa kotë, ti do thush, po, sa mirë në banë mund kjo. E kupton kush është dallimi? Po pra, duhet thënë... Lo dico anche in italiano. Si, no, ma se sei tu nuovo, se sei un nuovo commentatore, come fai a saperli? Ok, ma nuovo. Se io faccio il commentatore adesso... Si, nuovo, nuovo sa. Se io faccio il commentatore adesso... Come faccio a sapere i nomi dei giocatori? Li scrivo tutti i numeri in parte e guardo. Prima devi passare il test per commentare. Mi sa che non lo passa, ragazzi. No, ma tu non passi. La prima regola per essere un commentatore è amare il calcio e averlo seguito per tutta la vita. Per cui quello ti porta... Io le prime partite che commentavo, avevo il stereo con la cassetta lì, mettevo il rec, vedevo la partita. E mi avvicino qua e commentavo. Kallon topi këtu në kranon e djathtë, vjen krosimi, gjuhet e me kok, jashtë. Edhe pastaj ridigjoja vetën time. Derisa pastaj më dha mundësia që fillojnë në për televizion, kanë filluar shumë i vogël, kanë filluar 18 vjeç, në Qotani. A farë komentare. Më mësuar me kështu. Kështu që edhe unë kam gabuar shumë herë, lojtarë, etjera. Rëndësishme është që në... Për shumë, gabohet shumë, mund të themun në ekran, gaboj Kuadrado me Mekenin, sot e kësaj dite, Kuadrado me Mekeni, gaboj
Tomori ka Lulu ku luin. Gemelli. Quasi gemelli. Molto simili. Sì. Siamesi, no. No, gemelli, non siamesi, sono un po' diversi. Quindi molto ndodhi që ti di gabosh, un kasë gjë të keqe. Po, po, e ke drejtë, në që sonë se di... Po, kur se ti se di se do atë dakë e pitatë, kur ti se di se do më kërë gjështi mua. Se komento, anche se lo sbaglio io, e tu... Tu non lo sai. Tu sei uno spettatore, tu non lo sai che ho sbagliato, perciò... Io mi sbaglio e tu dici, ah, bravo, bravissimo. Bravo, bravo, li conosci tutti. Per esempio, uno... Ndoshta ndonjë herë do mundohem të them edhe emrat juve. Mund ta bëj? Por a dire il tuo nome a uno dei giocatori se lo vede, se lo capisce qualcuno. Cioè, lo prende un giocatore la palla e dice: "Oh, Massimiliano ha preso la palla". Jo, jo, jo. Dashu, jo. Unë gjatë komentit do ta them. Po se si e them unë gjatë ndeshjes apo jo gjatë ndeshjes, është, domethënë, brenda 90 minutave unë do them për shembull emrin e entro 90 minuti dirà il tuo nome. Ma come lo dice, non è il giocatore, solo che dirà il tuo nome. Milan Roma, troverà Milan Roma do themi në Maxit, Inter Lazio do themi emrin e Lorit. Okej. Tan. Fatto. Andiamo. Aggiudicato. Do ta dissi ta them. Certo. Do ta dissi. Che ci nome Inter Lazio. Inter in panchina c'ha un giovane calciatore, nuova promessa dell'Inter, che si chiama Lorenzo Pellizzeri. 17 anni. 17 anni di una vita fa però, ragazzi. Cercheranno tutti, ma non esce, non è che ma rimane lì sul commento. Questi sono i trucchi del mago. Allora, oh, eccolo qua. La prossima volta che torno in Albania, qui a Tirana, andiamo a fare una partita di calcetto. Sì. Con le porte grandi. Ce la giochiamo con a pallone. Esatto, cioè, Italia-Marocco. Sì, sicuramente andiamo a fare un po' di sport che ci serve. Stiamo ingrassando tutti. Sì, infatti. Se parli no, tu, io... no, no, no. Io non faccio sport da 2 anni. Non corro da 2 anni. Cioè, vabbè, se faccio una partita con voi. Giochi in porta? Tre mesi di ferie e basta. E che mi danno Cindy per una zona Cindy. Cindy una fa Cindy se. Okay. Ishin duke marrë me këto. Na thuj qika ato eksperiencet e tuja si e ndjerti gjatë saj periudhe me oversportin. Qa s'të pëlqen nga neve këtu të katërt? Ose qa s'të pëlqen? Si dhe ti, qa t'duash ti?